Si è appena conclusa nella sala degli arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, con la presenza del ministro Urso, l'incontro con le 6 regioni italiane che ospitano le fabbriche della Stellantis, ex Fiat del gruppo Stellantis, i 200-300 mila mezzi che si producono ad Atessa oggi sono la spina dorsale di fatto dell'industria automobilistica nazionale. Abbiamo ragionato insieme al ministro di fare una strategia comune, una politica nazionale sul rilancio dell'automotive che parta appunto dal confronto con Stellantis, perché di fatto è l'unica realtà industriale che produce autovetture, automobili e furgoni sul territorio nazionale, o finalmente le regioni non sono lasciate sole, isolate a confrontarsi con questi colossi che a furia di fusioni e accorpamenti sono sempre più grandi e sempre più distanti e sempre più difficili da raggiungere, con cui discutere, e con la forza dello Stato, insieme a noi possiamo finalmente aprire anche una discussione seria, un approfondimento serio, una riflessione profonda, sul futuro dell'industria dell'automobile in Italia e su quel tipo di politiche che dobbiamo, presentare per permettere a questa industria di essere valorizzata, difesa, tutelata e semmai di far tornare a crescere la produzione sul territorio nazionale.